Prego Pippo, andiamo. Vai. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con passaggio a nord, sud, ovest, est, sopra, sotto, di lato, dietro, perpendicolare, di obliquo. Ma vediamo oggi di cosa parleremo in questo breve sommario. Oggi, a passaggio a nord, sud, ovest, est, sopra, sotto, dietro, di fianco, sinistra, destra. Medicina. Gli spaventapasseri possono sostituire l'uomo nella chirurgia? No. Ne hanno le doti? Un'indagine rivela che 10 persone su 10 muoiono in seguito ad una operazione chirurgica effettuata da uno spaventapasseri. Dottore, stiamo perdendo il paziente. Non stia lì impalato. Cosa dobbiamo fare? Defibrilliamo? Vuole il bisturi? Dottore? Dottore? È un pupazzo. Dottore? È uno spaventapasseri! Chiamate un dottore vero, vi prego! E ancora, a passaggio a nord, sud, ovest, est, sopra, sotto, dietro, davanti, eccetera, vedremo come fanno sesso alcune specie animali comuni e lasceremo il tempo ai telespettatori di sentirsi sbagliati ad aver provato libidine, osservando due trichechi che si inculano. Infine, società. Quanto conta al giorno d'oggi avere in casa uno strap-on, ovvero la famosa cintura con il pene, per i rapporti anali? Chi lo usa? Serve realmente? Intervisteremo il signor Guido Giannasi, che ne possiede una collezione di ben 234 esemplari Giannasi, e da 13 anni non si siede correttamente. Egli ha sviluppato una curiosa andatura simile ad un primate della Nuova Guinea. Bene, puntata ricca di splendidi documentari ed approfondimenti, ma prima di cominciare con il documentario principale di oggi, non posso non soffermarmi ancora sulla magnificenza del mio pene. Bramato in epoca moderna da migliaia di donne e uomini italiani come simbolo di virilità, il mio pene occupa in maniera indiscutibile un posto da primatista fra i pacchi più belli della TV italiana. Grande, ben tornito e ben irrorato da migliaia di terminazioni sanguigne che ne regolano l'afflusso e l'inturgidimento. Pensate che, osservando il mio gigantesco pacco, moltissime persone hanno chiesto alla commissione della RAI di non inquadrarmi più a figura intera. Le capisco, ne rimarrei un po' turbato anche io se non ne fossi il possessore. Ad ogni modo, è arrivato il momento del documentario di oggi della BBC. Andremo indietro di milioni di anni, in un'epoca in cui la Terra, questa piccola sfera blu nell'universo, era popolata da animali giganteschi, con dei peni quasi grandi come il mio, i perindindinosauri. Il Mesozoico, un nome buffo che delimita un periodo storico suddiviso ulteriormente in Triassico, Giurassico e Cretaceo. Altri tre nomi di merda che potevano essere sintetizzati in un semplice Dinosaurolandia. Eccolo, il più maestoso predatore della storia, il Culosaurodon. Il Culosaurodon è alto 23 metri e ha gli arti superiori molto sproporzionati rispetto al corpo. Al contrario del famoso Tyrannosaurus Rex, il Mimmosauro, ha due enormi braccia e un enorme ed invitante posteriore, con delle natiche gigantesche. Lo trascina faticosamente, con le due gambe molto piccole, che faticano tantissimo a sorreggere il resto del corpo, ma soprattutto il peso dell'enorme sedere, invitante per un'altra specie, che popola il suo habitat. Eccola spuntare alle sue spalle. È il suo antagonista, il Finocchiodonte. Il Culosaurodon sa che l'altrettanto enorme Finocchiodonte lo ha visto e se non si nasconderà in fretta, la sua incapacità di correre lo renderà una preda sessuale per questa particolare specie di dinosauro, estintosi dopo un breve periodo di permanenza sul nostro globo per la propensione a confondere le femmine della sua specie con il più docile Culosaurodon. Eccolo, il Finocchiodonte ha visto il posteriore del Culosaurodon. È troppo tardi. In culo, ho detto. Gli si avventa con vigore e se ne approfitta rudemente.
innanzi agli occhi attoniti degli altri esemplari dell'habitat circostante. Credo. Tutto avviene in fretta. Ormai è sazio della sua voracità sessuale. Il finocchiodonte si allontana, inconsapevole che la sua abitudine farà presto sparire la sua specie dalla faccia della terra. Sì. Il culosaurodon si estinguerà presto anch'esso, perché stufo di essere preda preferita del finocchiodonte. Come dargli torto? Che vita di merda. Due specie, un unico destino. Incredibile, vero? Così tanti milioni di anni sono passati e ancora oggi certe pratiche sono così di moda. Ovviamente non per me, che rappresento l'essere più fertile e testosteronico del pianeta. L'appuntamento di oggi finisce qui. Ci vediamo settimana prossima con una nuova entusiasmante puntata di Passaggio a Nord, Sud, Ovest, Est, sopra, sotto, dietro, davanti, di fianco. Arrivederci. Bravo, bravo, bravo. Oddio. Ma perché parlano così anche i dinosauri, scusa? Perché abitavano nel sud del mondo.